La vicenda Mbappé in Francia è già un sale affaire, una brutta storia che vede il capitano dei Blues coinvolto in un'indagine per stupro aperto dalla procura di Stoccolma. I fatti sarebbero avvenuti nei giorni scorsi nell'hotel in cui risiedeva la stella del Real Madrid. Il suo nome è stato indicato sotto lo status di ragionevole sospetto, che rappresenta il livello di accusa più basso nella giustizia locale. Nel comunicato, la ricostruzione di quanto avvenuto risale alla notte tra il 10 e l'11 ottobre, quando, mentre la sua nazionale era impegnata a giocare in Nations League, Mbappé si trovava nella capitale svedese dove era arrivato dalla Corsica per trascorrere qualche giorno di riposo. Una serata in discoteca, poi rientro in un albergo del centro dove risiedeva con il suo staff. Il mattino seguente, la presunta vittima, dopo essersi recata in ospedale, ha sporto denuncia indicando Kylian Mbappé come il colpevole della violenza subita. I quotidiani locali, Aftonbladet ed Expressen, parlano di un suo coinvolgimento diretto, accuse che il giocatore, attraverso i suoi profili social, ha definito fake news, mentre il suo entourage ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha negato fermamente un suo qualsiasi coinvolgimento nei fatti. Nell'albergo la polizia ha sequestrato degli indumenti che saranno sottoposti agli esami genetici. Mbappé, che è tornato ad allenarsi con i suoi compagni, non ha rilasciato nessuna dichiarazione, mentre intanto a Parigi si sta svolgendo il processo che lo pone al PSG in una battaglia giuridica in cui sono in ballo 55 milioni di euro di compensi che il club saudita dovrebbe ancora versargli. Il commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps ha invitato alla cautela, ma in questa brutta vicenda ora serve chiarezza e trasparenza, soprattutto da parte di Mbappé.